Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Sono qua con Nicola sul cammino di Santiago. Ci troviamo a Viana. A Viana. Stiamo andando da Pamplona a Logroño. Questo è il primo dei due video dedicati al suo cammino di Santiago, almeno il pezzo che faremo assieme, per il progetto Liberate Life, libera la vita di Sobi. Buona visione. Ragazzi, sono arrivato nel mio hotel a Malpensa, cioè vicino a Malpensa. E la cosa assurda è che due ragazzi simpaticissimi mi hanno portato del sushi del loro ristorante. Che ovviamente non posso mettermi a mangiare adesso, quindi domani voglio salire in aereo con questa busta. Siamo pronti a partire, raga, qua a Malpensa. Il sushi ha passato tutti i controlli. È tipo un chilo di roba. Ce lo portiamo fino a Pamplona. Raga, ma quanto è figo l'aeroporto di Madrid. Adesso saliamo sul volo per Pamplona. Dall'aeroporto al centro ce la facciamo a piedi. Che bello rivedere Pamplona. Che bello, raga, ci hanno già rimbalzato nel primo albergue. L'ospitaliera ci ha detto di riprovare alla derecha e poi alla schierda. Speriamo di avere un po' più di fortuna qua. Quarto, ok? Ok. Un se cerrato. Ok. Secondo piano. Abbiamo camminato pochissimo oggi, neanche 7 km, però si sta proprio bene. Dopo una bella doccia mi sono già messo la mia tenuta da relax. Adesso vorrei andare a mangiare alla casa della tortiglia. Io ho preso la tortiglia con i funghi, Nicola quella prosciutto e formaggio. Raga, è una roba veramente spaziale. Devo mandare subito una fotografia ai miei compagni di cammino di maggio. Buonissima la tortiglia, mi era mancata. Comunque fa caldo, fa molto caldo. E oggi è proprio una fantastica domenica, perfetta per passeggiare per Pamplona. Questo qua è il posto che ti dicevo, di solo prosciutto spagnolo, raga. Sto volando. Madò. Era questo. Zio, ti offendi se dormo già? No. Sto morendo di sonno. Dormo anch'io. Siamo già arrivati a Zekiri, boccadillo caliente con chorizo di Pamplona e si vola. Sì.
Siamo già arrivati all'Alto del Perdon, monumento più famoso dell'inizio del cammino, quello che trovate su qualsiasi guida. C'è un po' di casino perché abbiamo beccato una scolaresca e adesso dobbiamo farci tutta la discesa spacca ginocchia per andare fino a Puente la Reina. Ciao Perro. Siamo arrivati, raga. Puente la Reina. Finita. Raga, sono uscito un secondo per vedere, per sentire se faceva freddo. Si vedono delle stelle da paura. Ci siamo andati giù pesante, però siamo arrivati in albergue. Purtroppo quello dove volevo portare Nicola era chiuso, quindi siamo venuti al municipale di Esteia. Quanto è bello camminare e vedere l'insegna del dia in fondo alla strada. Missione di oggi è andare a cercare una bella mozzarella grossa come la mia faccia e si fa la caprese. E fare una bella caprese. Zio, buon appetito, scusami ma non sono in grado di preparare qualcosa di più elaborato di questa insalata. Siamo ancora qui a tavola e sono arrivati un po' di spagnoli, raga, sono agitati, sono veramente agitati. Iniziano adesso a cenare, stanno preparando tortiglia, tutto spiano, io e Nicola rimaniamo in attesa che avanzi per spiluccare, perché sai, fa ancora... Sai che la caprese non ha soddisfatto? La caprese era troppo leggera. Anche lui è italiano comunque. Alle 10 deve essere tutto pulito e dobbiamo andare a letto. Guardate cosa ho messo sul tavolo. Sono le 9:30. Ieri a quest'ora eravamo già a letto da 2 ore. Questa qui, ragazzi, si chiama Cavessa de Cavalli. Ed è sì, no, è tipo mortadella di cinghiale. Comunque un mese qua è servito perché riesco a parlare con gli spagnoli e quel poco che ho imparato non me lo sono dimenticato. Inizio un'altra giornata di cammino nelle vie della deserta Esteia. Zio, come ti sta sembrando? Bene, ti sta piacendo? Sì, questi primi giorni? Sì, anche non troppo pesanti, dai. Effettivamente anch'io me lo ricordavo più faticoso. Seguiamo le conchiglie sul terreno che ci porteranno sulla via per Los Arcos. Guardate che bella questa piazza. Los Arcos è la prossima tappa. E ho ancora 3 giorni qui con Nicola per il progetto Liberate Life, libera la vita di Sobi, e poi tornerò a casa mentre lui arriverà fino a Santiago e, tempo permettendo, dov'è che volevi andare? A Finisterre. Speriamo, raga. E infatti mi sa che si sta, cioè, sta diventando un po' brutto.